all'ospedale di Genova, rivoluzione tecnica per la cura dell'alluce valgo. Il dottor Nicola Del Bianco ha scoperto una tecnica per curare l'alluce valgo all'ospedale di Genova. Un intervento non invasivo, della durata di 15 minuti in anestesia locale con un breve post-operatorio per il paziente. Nuova scoperta in campo medico, in particolar modo nel campo dell'ortopedia. Infatti è stata scoperta una tecnica per la correzione dell'alluce valgo e non solo, anche per altri problemi legati alle dita dei piedi e ad altre patologie che colpiscono sempre quella zona del corpo. Arriva direttamente dall'ospedale di Genova la tecnica per curare l'alluce valgo. A capo di questa scoperta c'è il dottor Nicola Del Bianco, medico chirurgo e specialista in ortopedia, traumatologia e chirurgia del piede e cofondatore dell'associazione che utilizza il metodo PBS, uno tra i primi ad utilizzare questa innovativa tecnica percutanea in tutta l'Italia. La nuova tecnica permette di portare delle correzioni a tutte le deformità dell'avampiede, come l'alluce valgo o le dita martello, e di operare chirurgicamente anche la metatarsalgia, ovvero il dolore cronico alla pianta del piede nella sua parte anteriore. Questa nuova tecnica utilizzata è microinvasiva, ovvero non viene utilizzato nessun mezzo sintetico, quali viti metalliche, fili metallici, eccetera, nel post-operatorio, quindi, il recupero del paziente è più veloce. L'intervento ha una durata minima di 15 minuti e viene effettuato con il paziente in anestesia locale, dove il chirurgo incide la parte del piede da operare con delle piccole incisioni di 2 o 3 mm. Come già accennato, il post-operatorio per il paziente sarà breve e non invalidante. Infatti, al paziente sarà applicato un semplice bendaggio funzionale che gli consentirà di indossare un'apposita calzatura post-operatoria e di camminare in completa autonomia con una riduzione totale o parziale del dolore durante il periodo successivo all'operazione. Questo medico all'interno del suo curriculum lavorativo, oltre a lavorare presso l'ospedale di Genova, ha studiato anche all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna diretto dal professor Sandro Giannini ed opera in tutto il territorio nazionale, in particolar modo a Genova presso lo studio medico Gazzero.